Pronto? Pronto, professore, buonasera. Mi dica. Chiamo dalla provincia di Pescara. Senta, dunque, io, vabbè, sono un po' di anni che la seguo. Ricordo quando fu dissequestrato il CIMEC. Sì. Ora, le vorrei chiedere se uno di noi, una persona comune, si astenesse dal pagare delle tratte in una banca e venisse querelato, chiaramente, insomma, venisse portato in tribunale, potrebbe avere ragione sulla banca? Guarda che i camerieri dei banchieri non sono mica solo i deputati, o i senatori, o i politici. Anche i magistrati sono camerieri dei banchieri.